L'oggetto magico di cui parleremo oggi, questo è un po' il tempio, cioè il libro, che per me è stato sempre un momento di svolta, un momento salvifico. Questo libro, che ha questa splendida copertina, io l'ho visto da lontano, come tanti anni fa vidi la copertina di un altro libro fondamentale, e solo attraverso l'immagine, attraverso il libro, poi mi è venuta la curiosità di conoscere Davide. Infatti sono andato a trovarlo direttamente alle Vele di Scampia, luogo dal quale io mancavo da tanto tempo, perché se oggi c'è una missione in Brasile, perché il sottoscritto tanti anni fa ha cominciato a fare volontariato proprio nella 167 a Secondigliano, nella sanità, e poi stranamente è arrivato in Brasile e lo abbiamo accettato nelle nostre vite. Però quei luoghi per me restano indimenticabili, e averli visti così dopo tanto tempo attraverso i suoi occhi, attraverso i suoi racconti, è stato davvero davvero significativo per me. Quindi oggi noi parliamo di un libro che si chiama Poesia cruda, ma il sottotitolo è ancora più significativo: Gli irrecuperabili non esistono, che poi è quello di cui noi ci armiamo quando io attualmente tra le favelas e le strade di Rio e lui tra le piazze e le strade di Scampia vanno a testimoniare la forza del cambiamento, perché alla fine noi spacciamo il cambiamento. Se non c'è questa intima convinzione nel lavoro che facciamo quotidianamente, io penso che sia un lavoro in partenza fallito, inutile, anche per le nostre misere ambizioni. Quindi parleremo del libro, ma soprattutto parleremo di come ancora una volta il foglio scritto, la parola, ha cambiato una vita, perché poi lui ce lo racconterà come all'improvviso una scintilla ha illuminato la sua vita e l'ha posto di fronte alla realtà. Ora, siccome la parola è sempre una cosa, come ho detto, salvifica, magica, è una cosa che cambia, è una cosa che è un miracolo che avviene ogni volta, dopo due anni Tantan Brasile decide di chiamare di nuovo i ragazzi ad esprimersi su un tema. Noi fino a due anni fa abbiamo tentato di farlo, poi le istituzioni sono state un attimo lontane, e quindi, però comunque con i nostri piccoli sforzi siamo riusciti a rimettere insieme un'idea che oggi si chiama contest di scrittura istantanea. Cioè ci sono dei ragazzi qui che sono stati invitati ad esprimersi su una storia di riscatto vera, testimoniata oppure anche inventata, perché loro sono giovani e forse, tranne qualche testimonianza esterna, non hanno avuto ancora il bisogno di porsi nella realtà per cambiarla. Però, sperando che questo diventi un loro ideale, oggi saranno chiamati ad esprimersi non tanto sul libro che non hanno ancora letto, ma sulla testimonianza viva di Davide. E i ragazzi sono qui, sono tutti, coprono le scale. Io farei a loro un applauso, perché noi abbiamo diffuso il più possibile naturalmente il testo, ma non tutti hanno avuto il coraggio di venire qui penna in mano per esprimersi pubblicamente. Naturalmente, trattandosi di un concorso, ci sarà un vincitore, un secondo, un terzo posto, un podio con targa, un piccolo premio in denaro e buono libri da acquisto, buono libri da spendere qui in nutrimenti. Vi presento anche la giuria, i fortunati o sfortunati tre che saranno chiamati a correggere i testi. Qui non siamo a scuola, quindi non saranno dati voti, non saranno sottolineati gli errori, ma sarà solamente posta l'attenzione sul testo più agile, più vero. Innanzitutto non poteva che essere lui il presidente, anche se poi alla fine
era stato scelto un'altra persona proprio perché lui non poteva esserci, ma oggi alla fine il destino ce l'ha messo a nostra disposizione, il grande Diego di Dio. Facciamo un applauso, scrittore, editor, si dice così, per non sbagliare, e che tra l'altro sta avendo un successo straordinario con questo libro. L'altro giorno seguo le performance in classifica del tuo libro, oggi è sesto, quarto addirittura, quindi insomma grande, grande successo di Fore Morra, che tra l'altro, guarda caso, proprio attinge, diciamo, le storie dalla storia vera di Davide. Integra la giuria Brigida Amalfi, dottoressa in scienze sociali, si può dire così, con specialistica, e Lucia Scotto Di Carlo, che è già, diciamo, membro di una giuria più importante, che è quella di Elsa Morante. Noi abbiamo una cosa in comune, noi tutti, che amiamo i libri, e questo è, diciamo, il comune denominatore che ci unisce in questa avventura. E quindi, senza por tempo in mezzo, come direbbero i poeti, allora vi passo, vi introduco il nostro amico Davide, che a un certo momento della sua vita, questo è quello che vedo io, che ho visto io, no? Ha fatto suo un motto, che in francese suona più o meno così. Spero che non ci siano qualcuno di madrelingua francese che possa in qualche maniera correggermi, ma si dovrebbe pronunciare più o meno così: pour si poser, in suppose. Per essersi posto, si è opposto. Questa era una frase che amava ripetere uno dei più grandi intellettuali, secondo me, del Novecento avuto l'Italia, che è stato Don Luigi Giussani, e che diceva questo: cioè, nel momento in cui noi prendiamo coscienza, ci poniamo quindi nel reale, con un ideale, non è possibile non opporsi. Opporsi per lui significa cambiare le cose. Cioè, quando una persona è cosciente della sua capacità di giudizio, di volontà e di affettività verso l'altro, il reale non può che opporsi al potere, all'anoressia del potere, lo chiamava lui. Quindi è stato, secondo me, naturale che a un certo momento, quando tu nella cella hai incontrato quella parola salvifica, che poi tu ci dai qual è, a un certo momento però non te la sei tenuta per te. Sei andato nella realtà e hai cominciato a vedere, a denunciare le cose che non vanno nella tua piccola realtà. Poi ci dirai quali sono. Questo è il primo punto in comune che io sento di avere con Davide. Poi lui potrà dire di no, però questo è il primo punto in comune. Cioè, siamo gente che si è posta con un ideale e lo verifica ogni giorno nella realtà. Io ho fatto una scelta tanti anni fa, 21 anni fa, di verificare questo ideale in Brasile, dove delle dinamiche, soprattutto in zone come le favelas, sono molto uguali, molto simili a quelle che vivi tu, e non è possibile non opporsi al potere. E il potere, che non ama la libertà, non può che cercare di venirti contro. Infatti io ho avuto anche problemi, diciamo, concreti proprio col potere costituito, quando io invece sarei dalla loro parte. Però non è possibile andare nella realtà, per le strade, nelle piazze di Rio, di Napoli, di Scampia, e non opporsi, non denunciare quello che secondo noi non va, secondo il nostro ideale. Questo è il primo punto in comune che ho visto con lui. Il secondo è quello di credere che alla fine gli irrecuperabili non esistono, come abbiamo detto in principio, ma poi magari possiamo intenderci su quello che significa recuperabile. Recuperabile per me è fornire, non salvare nessuno, salvare qui non si salva nessuno, anche se 21 salva tutti, ma tant'in Brasile non salva nessuno, nel senso che al massimo possiamo far rendere cosciente una persona del proprio ideale e spingerlo nella realtà per verificarlo.
quindi lo sviluppo della persona. Che poi salvare una persona non si sa cosa significa, bisogna aspettare che muoia per sapere cosa ha fatto della vita. Quindi, ecco, questo è quello che ritengo, è il secondo dato in comune. E come si fa questo? Se non attraverso la cosa che amiamo più di ogni altra, cioè il libro. Come ho detto poco fa, la mia storia col Brasile è cominciata con un libro, e anche quello con uno sguardo che era molto simile a questo, cioè da un libro di un padre italiano in Brasile che in copertina aveva degli occhi uguali a questi che ti guardavano, e quelli sì ti puntavano. Cioè le vere armi qui puntate non sono i fucili che hanno, ragazzi, sono i loro occhi che ti inchiodano alla tua responsabilità e che ti pongono una domanda. Ecco, io la mia missione in Brasile è cominciata proprio da quello, aver letto un libro, una testimonianza, ed essere andato fino in Brasile per verificarla, ma è vero questa cosa, carne ed ossa. E poi è diventata la nostra missione, non solo la mia, la missione di tanti, tanti amici che sono qua. La terza cosa che credo che ci unisca, scusami se mi affratello così ufficialmente a te, ma credo che sia anche però l'urgenza di dare concretezza a certi passi, perché oggi si fa un gran parlare dei problemi, anzi diciamola tutta, da un po' di tempo a questa parte, dopo l'esplosione appunto di un altro libro, no? Di Gomorra, certi argomenti, certe piazze sono divenute addirittura di moda. E quindi parlarne a volte diventa sociologia da spiaggia. E quando alla fine, Davide, quando alla fine noi andiamo, diciamo sì, però noi dobbiamo fare questo, cioè dobbiamo perlomeno dare una risposta a una domanda, le persone dicono vabbè, ma aspetta. Ecco, questa credo che è un tipo di difficoltà che ci accomuna, questa tensione, questa urgenza che noi sentiamo tutti i giorni di dare forza alla parola, che essere responsabile, come dicevi prima, significa proprio questo. Responsabile significa dare una risposta, questo significa essere responsabile, letteralmente. Quindi, e dare delle risposte concrete non è sempre facile, perché a volte tutto si dissolve in una grande sociologia da quattro soldi. Come diceva il nostro amico Sergio Giussani, se questa responsabilità non è concreta, non solo per l'età, non è concreta, tutto è un sogno di mezza estate, diventa il nostro ideale, il nostro lavoro sociale, chiamiamolo così, il nostro impegno diventa tutto una cosa che esiste solo nella nostra mente. Quindi tu sei sceso, io l'altro giorno ho visto una foto tua che è bellissima, che è emblematica di quello che sto dicendo. Cioè lui seduto su una roccia, cos'era? Una pietra, con un libro in mano che leggeva, bello, da solo, sotto il sole, e stagliate le vele di secondo piano. Quella è proprio la cosa classica del tuo impegno. E tu sei lì e sai testimoniando, soprattutto come, stai anche indicando il metodo non può essere che quello della cultura, del sapere, non può essere che l'incontro con la poesia, con la bellezza, con lo scrivere. Per questo ci teniamo molto che i ragazzi siano qui oggi ad esprimersi, che riteniamo questa cosa qui assolutamente, ecco, il vero cambiamento avviene in questo momento, quando mettiamo nero su bianco, cioè quando diamo una risposta concreta, diamo forza alle nostre risposte. Detto ciò, Davide, io vorrei, io l'ho letta sul libro, poi qualcos'altro l'ho visto anche sul web, e poi tu sai come ho fatto per il padre Renato tanti anni fa, andai a toccare con mano, io sono venuto fino a Scampia e chiedevo a Avrin, che molti, come ho già detto, molte persone si agganciano a questi fenomeni, no? Buonisti, e molte persone sono vuote, sono degli specchi che sono lì per vendere qualcosa. Quindi io dovevo andare a conoscerlo. Mi ricordo era Ferragosto, quasi un caldo 45 gradi, siamo morto quasi, mi ricordo, siamo fermati ogni 5 minuti proprio
sfiorando.